Thank you Giovedì 7 marzo, buongiorno e ben ritrovati su Padre Pio TV in diretta dagli studi di San Giovanni Rotondo. Prendete carta e penna perché, come di consueto, Oltre che a ripercorrere quelli che sono stati gli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi giorni nel nostro convento santuario, andremo a scoprire anche quelli che sono gli appuntamenti in agenda a cui non potete mancare. Ovviamente vi aspettiamo a San Giovanni Rotondo, ringrazio la regia di Luigi Martino e Roberto Viscio che vi stanno uh, trasportando idealmente nella Città eh, di Padre Pio eh, di Pietrelcina, la città dove Padre Pio è vissuto per tanti, tanti anni e dove ha scelto di riposare. Eh, oggi, una giornata tipicamente marzaiola, come si suol dire, perché si alternano. Ai raggi del sole, queste nuvole spettacolari che stanno riempiendo il cielo, è quasi un dipinto. Quello che state vedendo nei vostri schermi, con la grande croce che dal suolo si erge verso il cielo con i suoi 40 metri. E, e vedete anche le cime degli alberi che sono mosse dal vento. Quindi è un po' freschetto, ma insomma, siamo in linea con quelle che sono. Le temperature della stagione, del periodo. Stamattina vedevo che c'era il sole anche a Roma, in piazza San Pietro. Con i potenti mezzi della tecnologia, oggi vi, po vi vogliamo portare a dare uno sguardo anche a quello che sta succedendo in, uh, esattamente in questo momento in piazza San Pietro, una piazza. Assolata, come potete vedere, il cielo sgombro dalle nuvole che invece abbiamo qui sul Gargano e tante persone che si stanno muovendo nella uh, celeberrima, uh, nella celebre piazza appunto uh, del, del Bernini, piazza, piazza San Pietro. E, sì, andiamo incontro alla primavera, il solstizio ci sarà ormai tra. Uh, meno di 20 giorni, una, un paio di settimane, così come andiamo incontro alla Pasqua che celebreremo l'ultima domenica uh, del mese, che tra l'altro coincide anche con l'ultimo giorno del mese di marzo. E, uh, già, che ci, già che ci siamo, possiamo anche ricordare che nella notte tra il sabato santo e la domenica di pasqua cambieremo anche l'orario, ma poi magari lo ricorderemo anche più avanti. Uh, dicevamo tanti gli appuntamenti che si stanno sviluppando in questa Quaresima 2024 nel nostro santuario, io parto uh, in maniera particolare nel fine settimana, quindi io partirei proprio dalla giornata di domani che è uh, venerdì e nel quale tutti venerdì di Quaresima alle 17:30 c'è la coroncina alla Divina Misericordia. Se la regia continua a scendere con la grafica che sto vedendo sui vostri schermi, lo troverete in basso a sinistra. Ogni venerdì alle 17:30 evidenziato in giallo c'è la coroncina alla Divina Misericordia. Poi ovviamente l'esercizio, la, la celebrazione della Santa Messa e alle 20.45 il pio esercizio. Della Via Crucis, un rito che è tipicamente legato alla Quaresima. Però, ecco, la Quaresima è quel tempo forte della Chiesa Cattolica in cui eh, non perdiamo occasione per soffermarci a pregare e a meditare e lo faremo anche eh, stasera eh, giovedì con l'adorazione la, eucaristica a cura della pastorale giovanile. Quindi. Giovedì ore 20:45 adorazione eucaristica a cura della pastorale giovanile, il venerdì il più esercizio della Via Crucis e il sabato, come da qualche sabato a questa parte, la catechesi al popolo. Ecco come potete leggere eh, nella eh, locandina che state vedendo a tutto schermo, dopo le catechesi del 17, 24 e eh, febbraio e sabato 2 marzo ci apprestiamo a vivere insieme la catechesi di sabato 9 marzo con il padre massimo tavascio custode di santa maria degli angeli alla porziuncola quello che invece la catechesi al popolo che invece, a cui invece abbiamo partecipato sabato 2 marzo è stata tenuta da sua eccellenza monsignor Fabio Ciollaro, vescovo di Cerignola e Ascoli Satriano, e noi vi proponiamo qualche breve stralcio. E voi sapete che Padre Pio ha vissuto proprio questa esperienza della sofferenza accettata e offerta. Quando si legge l'epistolario, diverse volte si incontra questo e a volte rimaniamo quasi interdetti. Dice: eh, Sto soffrendo, ma vorrei soffrire di più. Ma come fa a parlare così? E, e non era un masochista. Non piace a nessuno. Perché diceva questo? Perché voleva offrire con Gesù. Voleva che ciò che lui pativa. Giovasse agli altri quindi era animato dall'amore non da nevrosi. Dice, ma sono santi. Sì, forse a quel livello è difficile per noi eh, arrivarci, ma almeno a livello base possiamo sforzarci. E sapete: qual è il livello base? Il livello base è la pazienza nelle piccole o nelle grandi circostanze. Non è facile, certamente, l'innocente che, che soffre e, e offre per gli altri. Nell'ottocentenario dell'anniversario delle stimate di San Francesco, eh, Sua Eccellenza Monsignor Fabio Ciolaro si è soffermato appunto eh, sulla sofferenza dei santi come eh, strada per avvicinarsi di più al Signore e chiedere ovviamente anche l'intercessione. Per le anime più bisognose. Qui Monsignore ha fatto un riferimento a Padre Pio, in questo secondo stralcio che vi proponiamo invece ecco, uh, si, uh, uh, ci fa una riflessione sulle stimate attraverso le parole di un altro santo uh, della Chiesa. Andiamo a scoprire quale. C'è un santo che ci parla con grande fervore delle piaghe di Gesù, quelle piaghe da cui siamo stati guariti. E cioè, ci comunica in modo stupendo ciò che la sua anima sente guardando quelle piaghe, meditando, contemplando quelle piaghe. E San Bernardo di Chiaravalle, che ne parla nel suo appassionato commento al Cantico dei Cantici e già questo è significativo: il Cantico dei Cantici è un poema di amore e quindi ma, eh, si parla di. Ecco, San Bernardo lì in, in, in questo poema d'amore trova quelle che a lui sembrano i riferimenti alle piaghe del Signore e, e ne parla in maniera Meraviglioso. Ascoltiamolo. È il sermone 61 sul cantico dei cantici. Dove troveremo riposo stabile e sicuro, noi vacillanti e infermi, se non nelle piaghe del Salvatore? Tanto più sicuro abito lì quanto più egli è potente nel salvare. Freme il mondo, preme il corpo, tende insidie il diavolo, non cado nella disperazione. Sono infatti fondato sulla roccia. Ho commesso gravi peccati, si turberà la mia coscienza, ma non verrà meno il mio cuore perché mi ricorderò delle piaghe del mio Signore. Egli, infatti, è stato trafitto per i nostri delitti. Perciò, è chiaro che ha sbagliato colui che ha detto la mia iniquità è troppo grande perché io meriti il perdono. Ha sbagliato nel dire questo. Io invece, con fiducia, prendo per me dalle viscere del Signore quanto mi manca perché abbondano in misericordia le viscere del Signore e non mancano le fenditure per cui possono scorrere fino a me e quali sono queste fenditure hanno forato le sue mani e i suoi piedi hanno squarciato il fianco con la lancia e attraverso queste fessure io posso gustare e vedere. Come è buono questo Monsignor era Monsignor Fabio Ciolaro che ha tenuto Arcivescovo eh, di Cerignola Ascoli Satreano che ha tenuto la catechesi al popolo sabato 2 marzo mentre come vi ricordavo, sabato 9 marzo la catechesi al popolo sarà tenuta da padre Massimo Tavascio, custode di Santa Maria degli Angeli, alla Porziuncola. Noi ci fermiamo soltanto per qualche istante, poi ritorniamo facendo un piccolo uh, focus sui uh, padri predicatori che si stanno alternando nelle uh, settimane che precedono la Pasqua e poi vi parleremo di un evento. Uh, un concerto che si terrà domenica 10 marzo alle 20.45 presso il santuario Santa Maria delle Grazie e ci collegheremo proprio con il direttore artistico dell'evento stesso. Per cui restate con noi, ci troviamo tra pochissimo. Ed eccoci ritrovati in diretta all'agenda del santuario, come dicevo qualche istante fa. Durante le settimane della quaresima sono tanti i padri predicatori che si alternano alle eh, celebrazioni, in maniera particolare quella delle 18, tra l'altro celebrazione che viene trasmessa puntualmente in diretta su Padre Pio TV, che potete seguire su 145 Digitale Terrestre o sul canale 852 di Sky, ma anche attraverso la, lo streaming su www.padrepio.tv questa settimana che è andata da domenica 3 marzo e si concluderà eh, sabato 9 marzo. È con noi Padre Giovanni Nappo del convento franciscano di Assisi e noi vi proponiamo un breve stralcio di una delle sue omelie. Il mondo è pieno di profeti, è pieno di segni che rimandano alla sua presenza. Solo che il nostro sguardo a volte non sa più stupirsi e non ci accorgiamo più del tanto bene che abbiamo attorno. Prendo come esempio, prendo a modello proprio la Messa, ecco così forse potete intendere meglio quello che provo a dire. È una cosa molto semplice ed è anche una cosa quotidiana, no, tutti i giorni, eppure è la meraviglia delle meraviglie, perché sull'altare in un po' di pane e un po' di vino si rende presente Cristo stesso. Questa fede semplice ma genuina è proprio la fede dei santi, come Padre Pio, come, come San Francesco d'Assisi, che si commuove pensando a Gesù che ogni giorno viene a noi in apparenza umile, ogni giorno discende dal seno del Padre sull'altare. È così continua a vivere in mezzo a noi impegniamoci oggi a riconoscere i tanti profeti che ci così parlava padre Giovanni Nappo del convento franciscanum di Assisi in una delle sue omelie che come detto eh, sta tenendo durante la celebrazione del 18 fino a sabato 9 marzo eh, con l'aiuto della regia non so se riusciamo a recuperare la locandina della Quaresima 2024 perché un'altra data che dobbiamo già iniziare a tenere a mente, a ricordarci è quella di eh, domenica 17 marzo, ecco sto vedendo la locandina che gira perché domenica 17 marzo ci sarà la traslazione del eh, corpo di San Pio dalla Chiesa Santa Maria delle Grazie verso la Chiesa Nuova a lui intitolata. Se scendiamo ancora giù uh, sulla locandina lo vedremo, vedremo questa notizia messa in evidenza uh, in, uh, con scrittura bianca su sfondo porpora domenica 17 marzo ore 11. Traslazione della reliquia del corpo di San Pio da Pietralcina dalla Chiesa Santa Maria delle Grazie alla Chiesa di San Pio, a seguire alle 11.30 e alle 18.00 le Celebrazioni Eucaristiche della domenica, entrambe celebrazioni Eucaristiche che vanno in diretta su Padre Pio TV. A proposito di diretta abbiamo in videocollegamento invece da Lanciano il maestro Giuseppe Rullo, presidente e direttore di Barocco Frentano, l'associazione L'Ensemble che domenica 10 marzo alle ore 21 nella chiesa Santa Maria delle Grazie terrà un concerto di musica sacra barocca. Buongiorno, maestro, e ben trovato. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno a tutti. Grazie, grazie a te per la disponibilità e per questo concerto che regalerete alla nostra comunità e che invitiamo tutti quanti a partecipare. Allora, ecco, stiamo vedendo anche la locandina dell'evento. Eh, maestro, in due parole sul vostro ensemble, sulla vostra realtà e due parole sul concerto. Sì, ok. Allora, il nostro ensemble è un ensemble che suona parti reali, dove in realtà quindi sono dieci musicisti tra le migliori eccellenze del nostro territorio abruzzese, ma di livello nazionale anche eh, oltre. Ci sono, ad esempio, docenti anche del Conservatorio, sia di Pescara che di, che di Rodi Garganico, come la flautista Lino Campitelli, il maestro Dino Tonelli della Tromba il maestro al eh, primo violino eh, Binchi eh, e poi anche altri musicisti validissimi, eh, Cristina Secova al secondo violino, eh, il violoncello Federico Orlando, contrabbasso Alessio Rinaldi, organo la maestra Laura Susi e eh, due soliste eh, molto brave, eh, sia il soprano Nicole Calabrese e, e il mezzo soprano Monica Astolfi. Dunque, la nostra realtà eh, musicale nasce come gesto di solidarietà nel 2022 per raccogliere due musiciste violiniste ucraine eh, scappate e rifugiate in Italia a causa della guerra, proprio a Lanciano. E non avevo, in quel periodo non, non avevo un ensemble stabile e eh, mi chiesero semplicemente di continuare a fare il loro lavoro, cercare di eh, continuare a sentirsi musiciste e artiste e infatti e abbiamo organizzato in brevissimo tempo, chiamando queste eccellenze, questi amici bravissimi musicisti che hanno organizzato, abbiamo organizzato in brevissimo tempo un concerto per la pace da allora doveva finire lì, diciamo, dopo questo evento da allora ci siamo resi conto che il nostro destino era quello di continuare un percorso nazionale eh, oltre a questo concerto che c'è stato il 5 giugno del 2022 a Lanciano, abbiamo co continuato questa nostra attività incontrandoci proprio come una famiglia e eh, percorrendo anche luoghi importanti dove il Barocco è nato: Roma, Venezia, eh, Napoli, Perugia, eh, ma tutto ciò non era previsto. Proprio grazie alla solidarietà. E adesso dopo eh, diverse, dopo il concerto di, del, del santuario di San Gabriele del 27 febbraio scorso, nel giorno della sua festività ecco, realizziamo un nostro sogno che è quello di dedicare eh, un, un concerto proprio a Padre Pio alla, alla sua casa alla, alla, a questa meravigliosa chiesa la Madonna delle Grazie e porteremo con noi eh, lo Stabat Mater di Pergolesi che è una le opere più importanti della storia della musica barocca Lo ch eh, dicono che è l'amen finale, l'amen più bello della storia della musica ed effettivamente così io spero che tanti possano venire uh, ad ascoltarci e continuiamo questo percorso pur essendo giovani come in realtà con umiltà e sacrificio eh, proprio come una missione non solo artistica fino a se stessa ma anche spirituale Grazie, grazie maestro, bellissima la storia che ci hai raccontato, che hai condiviso con noi e quindi ecco con ancora più convinzione invitiamo tutti quanti i nostri cari eh, telespettatori a, a partecipare al concerto di domenica 10 marzo ore 21 presso il santuario Santa Maria delle Grazie di San Giovanni Rotondo. Tra quale gemellaggio migliore tra la città di Padre Pio è quella del miracolo eucaristico? Sarai d'accordo certo, con sì. me? Noi... Sì, certo, chiedo, chiedo scusa solo per una, ho dimenticato il validissimo violista Pierluigi Cotellessa proprio di Lanciano, ecco, ci tenevo perché sono 11, sono 10 <ride> fratelli, Hai ecco, fatto... non volevo dimenticare Hai Chiedo fatto... scusa. Funzione. Hai fatto benissimo. Ecco, senza emozioni, che cosa saremmo? Per cui grazie, maestro. Noi ci ritroviamo dunque domenica 10 marzo alle 21 presso la chiesa di San Giovanni Rotondo. Io eh, ti auguro buon proseguimento di giornata e buon lavoro! Grazie eh, a voi, noi ritorniamo con uh, le uh, immagini, anche a San Giovanni Rotondo, perché siamo. Giunti un po' alle battute conclusive della, della puntata della genta del santuario di oggi eh, San Giovanni Rotondo, dove, nonostante eh, le temperature freddine, stanno giungendo tanti gruppi da, da tutta Italia, da tutto il mondo. Leggevo sul quaderno che oggi abbiamo un gruppo dalle Filippine, un gruppo dalla Polonia. E magari prima di salutarci possiamo sentire anche. Il breve, la breve testimonianza di un gruppo di pellegrini venuti dalla Slovacchia che hanno lasciato due battute. Un saluto per noi, diem, sa Stano, Begisto, die, Buongiorno, siamo, mi chiamo Stanislav, ehm, proveniamo dalla Slovacchia, come la famiglia a fianco a noi. pater Pio è per la nostra il nostro patrono. Eh, non ho mai in cui abbiamo nome, il suo nome padre. Pio è un, è un, è un patrono, è non mi ricordo neanche quando lo abbiamo conosciuto. Non mi ricordo periodo da tanto, da tanto lo abbiamo conosciuto. E noi siamo venuti mi ha detto che mi che abbiamo siamo venuti a ringraziare Padre Pio per tutto quello che abbiamo ricevuto come la famiglia eh, tramite intercessione di Padre Pio. Queste immagini ci giungono dall'ufficio inglese del convento, grazie alla collaborazione di Tiziana Camardella, ma a tutti quanti voi ovviamente siete eh, sempre ben. Eh, Uh, venuti a San Giovanni Rotondo in maniera particolare all'ufficio accoglienza Pellegrini che uh, è uh, nei primi metri proprio che uh, sono sul sagrato della Chiesa Nuova e grazie all'aiuto della regia vorrei condividere il numero di telefono al quale potete contattarli durante tutto l'anno per chiedere informazioni uh, legate ovviamente alle nostre funzioni religiose. Ecco il numero in sovrimpressione lo 0882 400 17 500 c'è anche il sito istituzionale e niente quindi siamo eh, sempre in, a stretto contatto con voi e a disposizione per rispondere ad ogni vostra domanda noi per il momento ci fermiamo qui io vi auguro buon proseguimento di giornata in compagnia di padre Pio tv e ci ritroviamo prestissimo